Questa storia parla di impressioni, luce e colore. Dopo che Claude Monet, il più famoso degli impressionisti, ebbe concluso la serie di dipinti che vedevano come protagonisti i covoni, fu il turno di un altro elemento di paesaggio che l'artista ripropose e rivisitò innumerevoli volte, supportandolo con studi en plein air. I pioppi. La storia di questi alberi, che si trovavano a Limes, forse non vi è nota. Le piante dovevano essere abbattute e vendute a un mercante di legname, ma l'artista fu disposto a pagare una somma considerevole, a patto che i pioppi venissero lasciati dove si trovavano finché lui non avesse terminato di dipingerli. Il quadro Pioppi, tre alberi rosa in autunno, mostra con estrema chiarezza le conseguenze che questo soggetto portò con sé nell'opera di Monet. In primo luogo conferma che, per il pittore, la natura assume il ruolo di evento visivo. Questo è il lato impressionista dell'opera. D'altra parte, le linee verticali dei tronchi conferiscono alla composizione una stabilità ritmicamente strutturata che va a ostacolare la brillante struttura verticale tipica dell'impressionismo, creando una celata geometria dell'immagine alla quale si sarebbe rifatto in seguito uno dei protagonisti dell'astrattismo geometrico, Piet Mondrian. Questa forma di consolidamento sembra estendersi in Mondrian anche a quei punti di colore che nel complesso richiamano la regolarità del puntinismo, anche se non con altrettanta coerenza. Come è noto, tanto i neoimpressionisti quanto i puntinisti sistematizzarono la scomposizione del colore, tipica dell'impressionismo, in motivi di punti, fino a creare una sorta di reticolo nel quale dissolvevano tutte le immagini concrete. Certo, non è un caso che le tendenze del puntinismo verso l'astrazione si siano sviluppate, non esclusivamente, ma di preferenza sul tema del paesaggio. Un soggetto che nel XIX secolo era meno carico di significato rispetto ad altri e quindi addirittura predestinato agli esperimenti formali. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!